Allora, vediamo di fare un po' di ordine. Dato la comunicazione di servizio, come sempre sul pianoforte ci sono i fogli firme per i docenti e per gli studenti. Abbiamo passato un'ora e un quarto, sì, meno adesso, sì, arriveremo un'ora e un quarto, penso abbastanza piacevole, abbastanza gratificante. Credo che sia un'esperienza da ripetere, non so se far diventare il continuo una specie di Hyde Park dove ognuno si può mettere lo scappellino e programmare qualche cosa durante la ricreazione, sarebbe un bel esperimento invece che fumare, potrebbe essere una bella soluzione, perché poi le idee vengono. È anche vero che poi ho sentito che è in cantiere qualcosa con un giornalino scolastico, e anche questo potrebbe diventare un bel contenitore per raccogliere queste storie. Vedo una malanciata, cosa succede? Volevo chiedere se potevamo leggere una poesia scritta dal nostro compagno che potrebbe venire. Certo, perché anche facciamo, in realtà dovreste chiedere al professor Manco. No, perché va bene, prego. Facciamo uno strappo, prego. Ma no, assolutamente, bene. Benissimo. Ok, vedi, allora. Così qualcuno. Allora, una poesia di una nostra compagna di classe che però non è tutta. Ci dite il nome, però capisco che non è proprio la mia. Si chiama Beatrice Caviglia e l'ha chiamata e lo chiamano pure vivere. Viviamo in un'epoca dove quello che mostri di essere conta più di quello che sei, dove quello che dici conta più di quello che senti, dove quello che ti dicono conta più di quello che ti fanno sentire. Viviamo in quell'epoca della tecnologia, dei cellulari sempre accesi, anche di notte come nella speranza che qualcuno li cerchi, prima di essere noi a cercarli. Dove un messaggio inaspettato conta più di vedersi, potersi guardare occhi negli occhi, ed è così perché ammettilo, a messaggio inaspettato ti aspettavi una nota positiva. E chissà cosa ci sono serviti per tutti questi mezzi di comunicazione, se ogni giorno ci sentiamo più soli. A noi che siamo sempre alla ricerca di qualcosa e non sappiamo cosa, e che a volte basterebbe poco più di più. Ma dobbiamo smettere di creare aspettative sulle persone che tanto non ci aspettano. Diteci pure che siamo pazzi, che siamo troppo impulsivi e che non pensiamo alle conseguenze. Ma la verità è che siamo stanchi, stanchi di vivere in un mondo falso, triste e spento, dove tutti si fingono degli attivisti per moda, ma non fanno altro che pensare al domani senza preoccuparsi di come cambiare l'oggi. Di come abbattere la quotidianità, fare quello che hanno dentro la testa di fare, vedere chi realmente vogliono vedere. Ma arrivano a casa con il rimpianto di non averci provato, e allora si rincuoreranno nel solito, ci riproverò domani, pur sapendo che domani diventerà oggi, e oggi a loro fa ancora più paura del domani. Chiamateci pazzi, chiamateci impulsivi, ma vi garantisco che la sera non ci metteremo mai a pensare a cosa avremmo potuto fare, ma saremo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, e 9 sere su 10 i nostri sforzi non saranno serviti, o avremo sbagliato qualcosa, ma tranquilli, noi domani sbaglieremo meglio. E faremo di tutte le nostre azioni esperienze, e ogni giorno impareremo qualche lezione di vita. Per esempio, che le persone non sono mai come noi, che non si finiscono mai di conoscere, che non sono mai come ci si aspetta. A noi e anche a voi, che comunque ci insegnate sempre qualcosa di nuovo, a tutti che vivono in quest'epoca rovinata e ancora che lo chiamano vivere.